Mister Marasco dello Spin, una partita dicevamo che sostanzialmente rispecchia qual è stato l'andamento della gara l'1-1, giusto? Potevate vincerla voi, anche l'Eurogiri Falco ha avuto qualche occasione, però io mi meraviglio come mai voi secondo me avete perso un pochettino la possibilità di ottenere questi 3 punti che potevano essere utili per la vostra classifica. Sì, abbiamo perso un'occasione, ma per i quartieri alti. Noi siamo partiti per salvarci e proseguiremo su questo cammino finché non abbiamo la certezza di essere lontani dal quintultimo posto, perché quello è che ci preoccupa. Poi abbiamo fatto, secondo me, un buon punto in un campo difficile. Una partita equilibrata, magari con un po' più di cinismo potevamo portare a casa i 3 punti. Ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo tenuto bene il campo e siamo stati parecchio, penso, nella loro metà campo, però stavolta è andata così, pazienza. Diciamo un predominio territoriale particolare, però certe volte le occasioni in ripartenza le ha avute anche l'Eurogiri Falco. Sì, sono d'accordo con lei, abbiamo avuto per un bel po' il pallino del gioco, siamo stati attenti, corti, sapevamo la pericolosità dello Giri Falco in contropiede, siamo stati attenti, siamo stati bravi. Peccato aver subito quel gol su una nostra. Avevamo palla noi, abbiamo perso una palla vicino l'aria in una maniera preoccupante. Speriamo che non succeda più. Se magari fossimo stati un po' più attenti, sicuramente potevamo portare il punto a casa. Ecco, forse un po' di individualismo di troppo da parte di alcuni suoi giocatori. Non lo so, può anche darsi, anche perché sono caratteristiche nostre. Abbiamo due avanti brevilini, veloci, quindi giocano Entrano sempre. Sì, l'uno contro uno. gioco su questo: gioco sull'uno contro uno, su mettere in difficoltà l'avversario, sulla superiorità numerica. Stavolta ci è successo, c'è magari capitato alcune volte che potevamo sfruttarla meglio. Però do i complimenti al Giri Falco sia per l'accoglienza, sia perché comunque hanno dato tutto per fare questo punto e penso che riusciranno nel loro obiettivo a salvarsi. Comunque campionato ancora aperto perché visto che in testa si rallenta. Sì, testa si rallenta, ora non so i risultati di oggi, anche perché c'erano, mi pare, Il Nicotera ha vinto col Borgia. solo due partite sole, c'erano, sì. Allora, sì, ancora è lunga, è corta, ci siamo 5-6 squadre in 2 punti, quindi sarà difficile, come ogni domenica sarà così, penso. Grazie. Grazie a lei.